Ma devo essere soddisfatto veramente come presidente federale, perché questo è un movimento che caratterizza proprio la peculiarità della tradizione, della cultura del Lancio del Formaggio, e questo, devo essere sincera, è una parte geografica delle Marche molto interessante. C'è partecipazione da tutta Italia e qui devo essere grato all'amministrazione comunale per quella sinergia che c'è in queste manifestazioni, e grato anche agli organizzatori, in questo caso a Giorgio Concetti, che è il presidente dell'Arien, che è veramente uno degli artefici della disciplina. Quindi vedere diciamo, le nazioni, le regioni italiane rappresentare qui oggi, tipo la Toscana, la Campania, Umbria, Marche, e questo fa veramente Abruzzo, fa veramente piacere. E poi la novità è che veramente si è saldato fortemente questo movimento anche con l'attività delle donne e giovanile, quindi questo è molto importante, l'interesse della federazione, che in modo che lo sport faccia continuare e sia veramente sport e tradizione. C'è una disciplina veramente importante che dovrebbe, perlomeno, dovrebbe far parte di quelle elencazioni per le nuove, per l'Olimpiadi di Brisbane. Purtroppo parliamo dell'Australia, perché oramai è 2028, Los Angeles già sono stati designati, ma un altro anno andremo in valutazione per questo, e sarà il flying disc o il racquetball. Quindi avremo due grosse discipline che faranno da traino, perché chiaramente il movimento va a livello olimpionico, e la Figest è la famiglia di tutti, non è solo di alcuni, cioè tutti sono componenti di questo quadro, uno fa parte di quel pezzetto, di quel mosaico che è molto importante. E la federazione oggi, devo dire, non so se l'avete visto, l'ho dato anche alla stampa, ho fatto un po' una statistica di quello che possa essere il movimento a livello attuale, e valutate che siamo cresciuti da 10.000, siamo arrivati a 30.000, quindi siamo usciti tre volte tanto, quindi significa la credibilità nella federazione, e stiamo seguendo in questo fine anno. Ci saranno nuovamente le elezioni di tutti gli organi, sia presidenziali che periferici, ma c'è anche la rimodulazione riguardato lo statuto, l'adattamento alla modernizzazione, quindi è questo un po' importante, anche perché raccogliamo 24 discipline, è uno sforzo abbastanza immane dal punto di vista sia economico sia dal punto di vista dell'impegno di questi volontari, perché signori miei, questi sono tutti volontari, questa è la passione, e quindi non la dobbiamo far morire. Io devo essere sincero, fin tanto che resterò presidente, beh, questo è quello che dirò sempre. È una sensazione bellissima, perché stiamo assistendo a un evento molto importante, dove ripartire dal discorso di sport come tradizione, secondo me, è il termine più giusto. E poi magari tanti considerano questo sport uno sport minore, ma noi in realtà non lo è, perché in questo caso si è a contatto con la natura. Il presidente poco fa parlava di 30.000 tesserati su 24 discipline che fanno parte della federazione, quindi è un grande movimento, e soprattutto un movimento che di cui la passione è fatta veramente con il cuore, perché non ci sono interessi particolari, perché è uno stare insieme, e non sottovaluterei neanche l'aspetto promozionale, perché come giustamente il presidente ricordava, ci sono tantissime regioni, questo è il 14° anno di Coppa Italia nazionale, quindi ci troviamo a dar un sostegno noi come amministrazione, e subito abbiamo risposto sì quando c'è stato illustrato ciò dal presidente Giorgio e da tutto il suo staff, perché un grazie va soprattutto a tutti loro e anche a coloro che contribuiscono a far sì che la manifestazione si svolga nella piena sicurezza. Quindi abbiamo notato la Croce Verde, tutti i mezzi di sostegno e tutta la viabilità, che non ha risentito assolutamente per alcuna difficoltà. Quindi per noi
noi saremo sempre disponibili ad essere al loro fianco. Purtroppo e per fortuna lo sport col passare degli anni ha raggiunto sempre un ruolo maggiore all'interno della nostra società, uno sport in generale che va ad educare, a socializzare, a far crescere i nostri giovani e tenere vivi quelle passioni come il lancio del formaggio anche per i più maturi, diciamo, non dico i più maturi perché ci sono anche tanti giovani e quindi è uno sport che sta crescendo e noi ne siamo veramente orgogliosi. Oltre che Porto Sant'Elpidio, nella stagione estiva abbiamo avuto tantissimi eventi di sport e enunciare uno a discapito dell'altro non mi sembra giusto, però siamo stati vicini a tutte le manifestazioni sportive che si sono svolte da aprile maggio fino ad oggi. Ma questo, diciamolo francamente, lo possiamo praticare da tutti i luoghi, perché purché sia salvaguardata l'incolumità di chi lo pratica e di chi guarda, quindi è importante. Tant'è che stiamo vedendo oggi, ad esempio, c'era il presidente del coordinamento di sport che rotola, no? Tra la ruzzola, ruzzolone, formaggio, rulletto e boccia alla lunga. Perché abbiamo fatto questa unione, questa sinergia? Perché siccome Ruzzolone ha degli impianti che sono dei parchi e sono fatti di vie all'interno, là possiamo praticarci tutto, lì possiamo metterci nella piena libertà, alle volte senza magari poter sacrificare di più le amministrazioni per la viabilità, concentrarci su certe cose, ma portare le persone in quei luoghi è molto importante, anche perché se le amministrazioni hanno luoghi di poter magari ricondurre a una certa normalità e non essere più al degrado, loro possono contare anche nei nostri volontari per poter essere d'aiuto sinergicamente per quello che possiamo portare per noi ad utilizzarlo. Quindi questa è una sinergia importante tra le due cose, no? E diciamo che riusciamo a ripristinare luoghi e siti che magari sono in disuso, oppure mio malgrado dico che no, le finanze pubbliche sappiamo come stanno e le amministrazioni sappiamo come stanno, quindi stiamo veramente raschiando il barile per poter tirare fuori quelle poche risorse. Questi sono momenti e sono i soggetti ideali per poter attuare questo progetto. Questi sono eventi, diciamo, a costo zero e noi dobbiamo vivere questi momenti in maniera importante, socializzando, perché stamattina magari questo è una zona, è un luogo che noi facciamo rivivere appieno e quindi ridare, come diceva il Presidente, ordine e eliminare quel degrado che si possa essere creato nel tempo, perché voglio ricordare che i volontari, quei piccoli accorgimenti per dare sicurezza e decoro e pulizia al territorio l'hanno fatto loro, quindi grazie a loro noi saremo come amministrazione, ripeto, sempre vicini. Allora, gli sport che ruotano comprende le 5 discipline che sono, non so se ne siete a conoscenza, sono la ruzzola, il rulletto, il ruzzolone, la boccia alla lunga e il formaggio. La Coppa Italia è una manifestazione dove coinvolge tutto il gioco del formaggio con i diversi pesi, che parte dal chilo fino ai 20 kg. La manifestazione è stata organizzata in modo ottimale dalla Rian, che ringraziamo veramente perché tramite Concetti Giorgio e il suo presidente si sono veramente espressi ad alto livello. Sono state due giornate bellissime di competizione, ma soprattutto aggregazione, che è la cosa fondamentale dei nostri sport. Le specialità sono, come ho detto io precedentemente, sono il formaggio, cioè il chilo, chi ha lanciato il chilo, chi ha lanciato il 3 kg, chi ha lanciato il 6, chi ha lanciato il 9, chi ha lanciato il 20. Quindi sempre formaggio è, però cambia il peso. Il chilo ha terminato ieri, la finale è stata fatta ieri, mentre questa mattina sono state fatte le finali del 3, il 6, il 9 e il 20. E ecco, siamo in fase di conclusione, stiamo vedendo che stanno terminando sia il 6 che il 20 e poi andremo tutti a pranzo con premiazione e tutto quello che è di dovere. Il discorso è questo, che le tradizioni dobbiamo in qualche modo cercare di mantenerle e dobbiamo in qualche modo cercare i presupposti e il sistema per poter fare la decina di giovani. Oltre che stiamo andando già nelle scuole, che è già un bel progetto e stiamo lavorando su quello, stiamo organizzando anche dei meeting dove possiamo in qualche modo
coinvolgere soprattutto i giovani, cercarli di portarli veramente sulla strada con noi. La specialità che più mi piace, e sì, come diceva lei, è sicuramente quella più tecnica. Allora, come al solito c'è stata una bella battaglia, chiamiamola così. Gli avversari sono molto agguerriti, ormai ci conosciamo da anni, quindi conoscevo le caratteristiche di tutti quanti. Sono riuscito in una ottima performance perché ho giocato effettivamente bene e non posso che essere più che soddisfatto, quindi ho coronato il sogno di che l'organizzazione è sempre perfetta, qua giù si sta veramente sempre bene. A livello organizzativo, ripeto, è stato tutto perfetto. Il tempo si è assistito e anche la fortuna, diciamo, perché alla fine si vuole un pizzico anche di quello. Questo è l'attrezzo di gara, 6 kg di formaggio asiago, preparato nel miglior modo possibile, perché naturalmente la preparazione dell'attrezzo è molto importante. In base alla strada dove vai a competere devi preparare l'attrezzo. E poi niente, si vuole essere assistiti dalla fortuna, avere freddezza nel momento del lancio. Le componenti sono queste alla fine. Allenamento, sì, ne facciamo. Da noi abbiamo un circolo dove ci sono delle piste in cui giochiamo. Ecco, è la passione di una vita che oggi ci ha portato bene. Il mio compagno ha fatto terza posizione. Un altro mio amico ha vinto la categoria 9 kg, quindi penso che meglio di così non poteva andare oggi. Il risultato personale è andata, diciamo, bene, perché ho fatto secondo sul 9 kg in finale, perciò è sempre un buon risultato. Certo, l'anno scorso è stato migliore perché ho vinto, ma ci stanno anche gli avversari e bisogna rispettarli. E poi siamo tutti amici, perciò l'importante è che ci divertiamo, via. E poi quando è finita la gara andiamo tutti insieme a mangiare e poi facciamo le premiazioni di una cosa sotto. In casa vinciamo meno che fuori, perché organizziamo sempre noi, perciò c'è la tensione, poi qualche problemino ci sta sempre durante la gara e allora ti distoglie un po' l'attenzione. Però no, va bene così, va bene. È stato 2 giorni formidabili, diciamo, visto che ieri ha piovuto, però non ci ferma nemmeno il maltempo a noi. La partecipazione è stata ottima, le presenze ci sono state, sono venuti da parecchie regioni d'Italia, perciò dobbiamo dire come società che altre società hanno partecipato, sono stati bravi, sono stati. Ogni anno cerchiamo di cambiare percorso e anche di occupare vari territori, vari comuni. L'anno scorso San del Pio a Mari, quest'anno Porto San del Pio, e poi qualche anno fa Monte Giberto, che è il paese dove abito. Perciò cerchiamo di divulgare un po' tutto il territorio. Il Lancio e Formaggio è in salute, sì, perché i numeri ancora li facciamo. Resta il fatto che facciamo fatica a far avvicinare i giovani, facciamo fatica. E adesso vediamo, proviamo a fare altre regole, vediamo da poter far avvicinare dei giovani, che sarebbe molto importante, sarebbe, per questo gioco. Allora, queste 2 giornate è stato solo formaggio, è stato 1 kg, 6 kg, 9 kg, 22 kg e 3 kg. Poi dopo il rulletto si fa da solo, sarebbe il legno, il campionato si fa da solo e poi c'è la ruzzola, che è uguale, i campionati fanno da soli, la boccia è uguale, i campionati si fanno da soli, perciò il formaggio è una cosa e gli altri è un'altra. Sempre sport tradizionali che rotolano, però si fanno in date diverse i campionati. Ringrazio in primis Giorgio Concetti e la ST Autotrasporti Rien, perché sanno qualificare comunque lo sport e valorizzarlo con questi sport tradizionali e quindi diciamo che hanno arricchito anche il contesto della zona industriale. Abbiamo cercato fortemente insieme a Giorgio
coraggio di collocare differentemente dai percorsi tradizionali anche coinvolgere le periferie della nostra città, e abbiamo avuto ragione, abbiamo avuto un ottimo riscontro, anche i residenti veramente sono contenti che abbiamo ravvivato la zona industriale in una domenica anche meteorologicamente parlando bella. Lo sport dell'Angio al Formaggio è uno sport che non siamo abituati a vedere tutti i giorni come gli sport tradizionali, ma che devono essere coltivati sin dai piccolissimi, e ci sono persone qui, gli organizzatori, Giorgio che sta qui vicino a me, che stanno veramente facendo la differenza su questi tipi di sport. 1, 3, 6, 9, 22 kg, ho visto veramente dei professionisti con passione veramente tirare queste forme di formaggio, e non è veramente facile. Quindi un applauso comunque agli organizzatori, un applauso a Giorgio che per il territorio sa sempre intercettare quello che è la cosa migliore, quindi aggregare e socializzare lo sport, questo è un mezzo. Quindi l'amministrazione, ma anche l'assessorato allo sport del collega Enzo Farina, sono sempre vicino a questi tipi di attività, perché sono attività che devono essere coltivate sempre e diversificate dagli eventi tradizionali. Quindi veramente grazie, grazie per aver scelto ancora una volta Porto Sant'Elpidio. Ti piace il gioco, eh? Come gioca papo, eh? Come è andato ieri? Evviva! Evviva! Abbiamo vinto, eh? Abbiamo vinto! Io vengo dalla Ruzzolina di legno, allora è abbastanza simile, cambia un po' il peso, cambia, però è abbastanza simile. Poi c'erano tutti anche altri giocatori che giochiamo di solito a Ruzzola insieme. Bello, una bella cosa. Mio padre giocava la Ruzzolina di legno e io ho preso l'eredità. Poi, a parte che lui ancora gioca, anzi ha partecipato anche lui, è uscito ieri sera in semifinale, però poi l'abbiamo giocata insieme, in semifinale. Filiberto Cinti, 70. E quindi poi con gli amici qui di Fermo abbiamo fatto, mi hanno detto vieni a giocare al formaggio, adesso da qualche anno. Due anni fa mi sembra, o tre, se non mi ricordo, l'avevo vinta un'altra volta la Coppa Italia, sempre da Chilo. Noi la zona, io vengo da Camerino, una piccola frazione, Polverina si chiama. Abbiamo, tramite la federazione, è stato preso un pezzo di strada lì, e che è stata messa a posto, sistemata con dei fondi europei, proprio viene presa proprio per fare allenamenti e anche gare a livello nazionale. E quindi durante la settimana, se si può, se c'è qualche minuto libero, si va, perché di solito, cioè, come tutte le cose, se uno si allena qualche risultato può venire, se no. Bene, contento, perché io sono più prediletto per i 9 kg e è la prima volta che vincono i 20. Da bene? Sì, perfetto. Organizzazione perfetta e niente da dire, è un posto stupendo. Fa timide poco, perché dopo lo sbaglio che ho fatto su, che mi ha fatto ritirare 15 metri indietro, pensavo che era persa, invece poi è andata bene. Ce la siamo giocata un metro avanti, un metro indietro, poi nell'ultimo tiro comunque uno doveva vincere, lui è stato più preciso, e quindi è giusto che sia così. Ci abbiamo provato, abbiamo dato il massimo, però qui ci sono tante varianti in mezzo alla strada, una buca, una cosa, l'altra, anche un po' di girazione, magari è andata così. E la prossima volta ci rifaremo. La fettuccia serve a dare la direzione alla forma, perché se la forma esce sul piano e quindi ruota sul piano, mantiene la traiettoria, se invece la fettuccia la spostiamo su uno dei due lati, possiamo cercare di convergere la direzione facendola andare in piega, e quindi accompagnarla un po' più verso una traiettoria diversa. E in questo percorso ci vuole più forza, perché è una strada molto larga e quindi c'è molta salita, e quindi ci vuole più forza. Poi ci sono dei percorsi un po' più in piano, dove magari gli ostacoli, i picchetti sono più stretti, e quindi ci vuole una tecnica maggiore. Ma quando la tecnica serve di più, si abbassa la forza e quindi si cerca di essere più preciso. È la Coppa Italia organizzata qui dalla Rien, che comunque ringraziamo per averci supportato, aiutato e dato la possibilità di divertirci in questo modo. È stata una gara a livello nazionale in cui comunque si parte dalla specialità di 1 kg fino alla nostra specialità, che è la 20 kg. La mia gara ieri non ho giocato tanto bene, sinceramente, un po' la pioggia, già sconcentrati, però stamattina ho giocato bene. È andata bene, sono stato fortunato, però la fortuna viene quando giochi bene. Questa è la seconda volta che la vinco. L'ho vinta tre anni fa l'ho vinta in altra edizione,
sempre 3 kg e oggi è andata bene. E beh, oggi con l'amici in società, la mangiatella la facciamo sempre. Vabbè, quando vinci in casa siamo più valore, certo. Più emozionante, diciamo, capito? Ognuno ha fatto il suo compito, io personalmente ne ho fatti di meno. Questo è un hobby che teniamo da anni, diciamo. Questo lo devi vivere, capito? Ho giocato 38 anni a bocce, poi adesso è 8-9 anni che sto qua, però va bene, mi piace, bell'ambiente. Quest'anno è stata una lotta un po' più grande, perché ho dovuto fare lo spareggio con Sara. Stiamo iniziando a esserne molto di più, soprattutto che le donne vengono dietro ai mariti e così gareggiano. Vabbè, io sono pure presidente della mia società e cerchiamo di allargarci un pochino. Allora, con i bambini ho pure alcuni ragazzini, arriviamo a una trentina di iscritti. È una passione. E spero che molti altri prendano questi sport tradizionali un po' di più, perché sono un po' lasciati all'abbandono. La mia compagna è venuta sesta, è arrivata, e con quelle altre ragazze siamo tutte quante amiche, quindi non c'è problema. Si festeggia, già abbiamo festeggiato di prima al bar. Per il Coni è un onore ed è un orgoglio, diciamo, annoverare nella sua famiglia anche questo tipo di federazione, anche questo tipo di discipline sportive. Per noi sono tutte alla pari e per quanto tutti meritano pari dignità. E poi ogni volta che ricevo l'invito anche dalla FIGES per partecipare a eventi importanti come quello di oggi della Coppa Italia del lancio del formaggio, partecipo veramente molto molto volentieri, perché mi permette anche di ringraziare tutte quelle società, tutti quei dirigenti che si impegnano a portare avanti il movimento sportivo marchigiano. Se è difficile oggi portarlo avanti per società che magari appartengono a federazioni ma a volte un po' più conosciute, eccetera, penso che qui l'impegno e il sacrificio sia ancora maggiore. Pertanto, ecco, dire grazie è il minimo che si possa fare, e poi complimentarsi anche con chi vince queste competizioni, perché comunque oggi è una manifestazione importantissima per come la Coppa Italia. Pertanto, ecco, penso che sia prima di tutto un piacere, e poi ecco, sia anche un obbligo per il ruolo che uno ricopre essere presente. Io penso che in questo momento il grande lavoro che sta facendo il presidente Casa di Dio sia quello di far riconoscere la FIGES da disciplina sociale, farla passare a federazione sportiva. Lo sta facendo a grandi passi e sono convinto che quanto prima il CONI accetterà questo riconoscimento, e dopo c'è da lavorare magari con il CIO, però sappiamo quanto è difficile. Basti pensare che circa la metà delle federazioni che appartengono alla famiglia del CONI non sono discipline olimpiche, partecipano alle Olimpiadi, e tra quelle che partecipano, forse questo molti non lo sanno, non partecipano con tutte le discipline che loro hanno. Se uno prende la atletica leggera, non so, i 3.000 siepi non è una disciplina olimpica, ecco. Perciò quello è un passaggio veramente, veramente complicato, però un passo alla volta, e sono convinto che anche questa federazione avrà i giusti riconoscimenti. Quando si parla di inclusione, sia un termine che per lo sport è intrinseco proprio nella parola. Cioè, ci rifiutiamo a volte anche di dire, quando si dice magari facciamo quel progetto, non lo facciamo. Io penso che oggi, quando uno entra nel sistema sportivo, entra in una società sportiva, tra i vari valori che lo sport trasmette è anche quello dell'inclusione, quello su cui stiamo a conoscenza, ne siamo responsabili e ne siamo anche particolarmente orgogliosi. Lo facciamo con modestia, senza fare tanti problemi, e poi ogni volta che ci sono anche iniziative specifiche, il CONI è sempre a fianco e sempre pronto, perché penso che mai come in questo momento ci sia veramente bisogno di trasmettere certi valori. Pertanto, ecco, con un pizzico di orgoglio, con un po' di umiltà, anche in maniera così silenziosa, siamo consapevoli che aiutiamo il nostro paese ad alzare quella asticella di cui ha bisogno. Allora vai, le regine. L'ultimo uscito è 3. L'ultimo uscito è numero 3.
perciò il numero è 3113. È per noi un vero piacere in città ospitare manifestazioni sportive come queste, perché lo sport non è solo quello tradizionale del calcio, del ciclismo, ma anche soprattutto questi tipi di sport aggregano e socializzano. Quindi il lancio del formaggio non solo fa socializzare, ma crea cultura, crea divertimento, crea aggregazione, crea tutto, e voi lo avete espresso nel migliore dei modi. La nostra città, e poi ve lo dirà anche l'assessore allo sport, è sempre aperta a questo tipo di eventi, e devo ringraziare veramente tutti gli organizzatori, tutti quelli che sono stati sul campo, ma anche la SD Autotrasporti Riene, perché con Giorgio Concetti ormai ci lega un rapporto di profonda e lunga amicizia, e Giorgio è quella persona che non si è mai tirato indietro per tutto quello che viene proposto. Le passioni vanno tutte esaltate e rispettate, quindi questo è un grande sport. La nostra città abbiamo organizzato, abbiamo supportato prima la ruzzola, poi il rulletto, adesso il lancio del formaggio, quindi non posso che manifestare il nostro interesse sempre vicini a queste forme di organizzazione, perché voglio dire che mi diceva il presidente che la FIGEST ha 24 sport che fanno parte delle federazioni, e quindi questa è una di tante, è bellissimo. E circa 30.000 iscritti, quindi dovete essere onorati e siete tantissimi. E un applauso per l'ultima cosa che voglio fare a tutte le famiglie, perché ho visto chi partecipava alla gara del lancio, ma ho visto anche mogli e figli, quindi è un grande applauso a tutti voi, vi invito a farvelo, perché per noi è un immenso piacere vivere una giornata come questa di sport, perché lo sport unisce, lo sport aggrega e lo sport educa. Grazie innanzitutto per aver visto per l'ennesima volta le donne crescere e accrescere questo movimento. Grazie, perché questo veramente fa piacere. E poiché siamo anche in un clima nostro della federazione per quanto riguarda il rinnovo delle cariche sociali, sia a livello di riorganizzazione della federazione, perché le istituzioni devono sapere che, vista l'entità numerica che l'assessore prima vi ha detto, chiaramente noi siamo sulle 20 regioni italiane, siamo su 90 province italiane con 31.000 tesserati, 500 ASD. Quindi stiamo ristrutturando questo. E perché ho detto le donne? Perché finalmente è arrivato anche per il periferico la rappresentanza di genere, del famoso 30%. Quindi ce ne troveremo le donne a condurre all'interno delle nostre specialità anche quella percentuale di donne. Quindi preparatevi, che a qualcuno di voi toccherà anche questo incarico dirigenziale. Questo è importantissimo, quindi significa che la federazione cresce, si aggiorna, si modernizza, e è quello che volevamo. E io credo che quella di oggi sia un po' una dimostrazione dell'importanza di iniziative come quella che Giorgio, Tiziano e tutti gli amici, la società ST Rien Autotrasporti sta portando avanti, perché lo sport non è solo competizione sportiva, ma quello di oggi è una dimostrazione, è anche un'aggregazione sociale, è anche una promozione turistica, se vogliamo, perché molti di voi vengono da fuori regione, quindi avete avuto sicuramente anche l'occasione per conoscere la bellezza dei nostri territori, e magari mi auguro che qualcuno torni come turista, in maniera, come scelta, come meta dove fare vacanze. E quindi grazie Giorgio per quello che fate, per la qualità delle manifestazioni che riuscite a fare mettendo professionalità, passione e serietà, cosa che appartiene non a tutte, diciamo, le nostre componenti, comprese quelle politiche. E qui vengo anche a raccogliere un po' un assist che mi fa Enzo Casadio, e noi Enzo, per quelle che sono le nostre possibilità, investiamo nello sport, ma investiamo nella misura in cui è anche pratica di benessere,
è appunto aggregazione sociale e soprattutto di sostegno dei più deboli. Io sarò brevissimo, ringrazio Giorgio per quello che sta facendo, veramente una persona squisita, eccezionale. Tutti, però adesso voglio dire anche questo. La cosa che ci fa vivere questi momenti tutti insieme, che sono cose veramente, veramente gratite a tutti, è grazie ai supporti degli enti locali, alla nostra federazione, ma soprattutto a chi organizza, perché vi garantisco che organizzare certe manifestazioni non è facile. Quindi occorre una persona veramente che sa organizzare, ma vicino a lui deve avere uno staff importante, e questo l'Arianna lo ha, e veramente gli faccio veramente i complimenti da parte mia, da parte della federazione, da parte di tutti. Giorgio veramente c'ha veramente dietro a lui un grosso staff, lo ringrazio personalmente e a nome della federazione vi faccio i complimenti a tutti. Veramente è stata una bellissima manifestazione e speriamo che le cose vadano avanti così. Grazie a tutti. Abbiamo un piccolo regalino per te, questo è per te, poi dopo il prossimo anno ti fai vedere come giochi. Oh, l'ho visto lanciare, oh, veramente lancia meglio di qualcuno di noi, lancia meglio di qualcuno di noi. Iniziamo la prevenzione della finale donne, la terza classificata Perugini Donatella. Questa ragazza ha un debole sportivo, perché è una che mi piace come gioca e si vive. Poi passiamo alla seconda classificata, la Marri Sara. Brava Sara. Anche Sara non scherza, non è che ci vuole fare, capito? C'è sempre Sara. Perciò medaglia d'argento. Poi abbiamo la campionessa di parecchi anni della Coppa Italia, Valdorani Maria. Prego Maria. Anche presidente della società sportiva Castel di Lama, perciò non manca proprio mai, veramente. È premiata dal nostro presidente. Prego. Passiamo categoria chilogrammi 1. Terzo classificato, Mercandi Roberto. Ok, grazie. Poi andiamo al secondo posto, Perfini Roberto, che purtroppo non c'è perché ha avuto dei problemi. Andiamo al primo classificato, che è Cindy Filippo. Prego Cindy. La coppa. Andiamo alla categoria 3 kg. Terzo classificato, Lauri Giorgio. Terzo classificato. Poi secondo classificato, AST Castel di Lama, Cori Giordano. Allora, primo classificato, campione italiano l'anno scorso, 2 anni fa, quando è? Vincitore Coppa Italia di quest'anno, Iena Tiziano. Prego. Ok, grazie Tiziano. Adesso passiamo alla categoria 6 kg. Terzo classificato, Morbidoni Francesco. Grazie. ASD Alto Tevere. Secondo classificato, Giorni Walter. Futuro. Prego. Allora, vincitore della Coppa Italia 2024, Pascolini Alessandro. Di solito. Grande Alessandro. Andiamo sul 9 kg. Terzo classificato, Gizzi. Gizzi. Prego. Ecco.
secondo classificato, Giorgio Concetti. Primo classificato, Walter Giorni, che è meritata, meritatissimo il primo premio. Passiamo a, andiamo sul pesante adesso, andiamo sul pesante, 22 kg. Medaglia di bronzo, campione 2023 della Coppa Italia, quest'anno si è dovuto accontentare della maglia della medaglia di bronzo, succede anche, perciò Panella Valerio. Secondo classificato, Percibaldi Sandro, prego Sandro. Campione Coppa Italia 2024 kg 22 Conti Michael, prego. Sì, ma ormai mi leggo, capito? Allora, prego. Campione, chilogrammi, 22, Conti Michael. Vi ringrazio tutti, tutte le autorità, grazie. Adesso tutti i campioni cortesemente si attaccano sul palco che facciamo l'inno. Audio Jungle.